Ciao a tutti ragazzi e bentornati su MotoGP 2019. Oggi si corre Mugello. Buongiorno e benvenuti dal Mugello. Si apre oggi il weekend di motori su uno dei circuiti più emozionanti e suggestivi del motomondiale. L'atmosfera in pit lane è già caldissima, il primo turno di libere sta per cominciare e i meccanici stanno dando gli ultimi ritocchi alle moto prima che i piloti scendano in pista. Le previsioni meteo confermano quello che voi stessi potete vedere, e cioè che il tempo è decisamente buono e lo sarà per tutto il resto della giornata. Bene, 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 siamo tornati nei box. Ciao, ciao amico, tutto bene? Non mi sto più cagando addosso come la scorsa gara. E prima di passare alle qualifiche volevo farvi vedere solo una cosa. Questa. Guardate che spettacolo. Guardate. Whoop! Penso sia morto. Comunque, cose che capitano. Non essendo capace, ho fatto anche di peggio. Fidatevi. La sua moto è pronta e il pilota si prepara a scendere in pista. Vedremo se è alla caccia del tempo o se sta semplicemente provando un cambio d'assetto. No, Guido, tranquillo, siamo in qualifica, quindi giù col tempone. Vediamo che parte subito bene, lanciato, ovviamente, sul rettilineo. Arriva, vediamo la prima staccatona. La moto si scompone dietro, va a largo. Poi si butta dentro per la seconda curva. La affronta bene. La terza voleva tagliarla ma non c'è riuscito. Intanto già il tempo vecchio è più veloce mio, vediamo se riesco a migliorarlo. Vediamo la San Lorenzo, tutto giù verso il curvone in discesa. Perché ha scalato, porca miseria. Dai, vai, vai giù a cannone. Vediamo un po' l'arrabbiata 1 e l'arrabbiata 2 cosa combina. Ehi, esce bene, esce forte. La staccata adesso subito, larghissimo, larghissimo, attenzione, fuori traiettoria, ma recupera bene. Vediamo un po' adesso le ultime curve come le affronterà. Le affronterà, bah, sembra abbastanza bene. Ragazzi, sono, oh mio Dio, ragazzi, sono molto migliorato, veramente tanto dalla scorsa gara, veramente migliorato tanto. Sono contento, sì, perché non è facile come gioco, è veramente veramente difficile. Senti proprio il peso della moto, cioè sembra proprio sentire il peso della moto quando la sposti. Wow, si spara l'anteriore, il posteriore, non si spara, vabbè, non importa, quasi si sparava. Ce la faccio, sì, e là 2,79, un secondo non meno. Capire se è soddisfatto di quello che sì, ha fatto, sì, molto modo, soddisfatto. Beh, allora possiamo passare alla gara a questo punto. Comunque vi stavo dicendo che è molto 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 realistico, mi sembra, da quello che capisco. Il turno di qualifica per l'assegnazione della pole, i risultati, sì, che vedete in questo momento non solo ci mostrano la due secondi e due saranno i valori in pista nella gara vantaggio di domani. Beh, allora, cioè, la gara deve essere uno spettacolo. Buongiorno, buongiorno a tutti gli appassionati di motociclismo. Oggi si corre tra le colline, bene, della Toscana, bene, dove sta per prendere il via il Gran Premio d'Italia. Il cielo sopra la pista è sgombro da nuvole e gli ultimi bollettini meteo prevedono temperature in linea con la media, perfetto, stagionale. E allora niente, non ci resta che andare sulla griglia di partenza. La regia ci porta in questo momento sulla griglia, ecco, di partenza, dove tecnici e ingegneri stanno sistemando gomme. Ce l'abbiamo a posto prima dell'inizio della gara. Non ci resta che avviarci sperando in una buona partenza, perché veramente è tosta e non so partire, cioè. Manca ormai pochissimo alla partenza del Gran Premio d'Italia qui al Mugello, uno dei tracciati più tecnici e spettacolari di tutto il campionato.
Dai, dai. Semaforo rosso. Si spegne il semaforo. Parte a... Mi raccomando, passatemi lontani che potrei far danno. Oh, ok. Però mi ha dato la spinta per arrivare alla curva 1 da San Donato. In fila, portellando qua e là. Scusi, non volevo. Oh, attenzione, guardate che sono pericoloso, quindi fatemi da parte, fatemi passare, eh. Vediamo in staccata, si butta davanti spingendo. Esce più forte, vediamo come arriva al curvone basso. Oh, attenzione, va un po' largo. Cambia traiettoria, si butta all'interno e lo passa tutti, attenzione. Stanno molto andando forte. Anche la moto non è fatta per andare a fare rally, però lui lo fa. Vediamo questa staccata. Non ho fatto. Adesso ci penso io. Adesso vi passo io in mezzo. Dai. Ma hanno passato Panino. Oh, bella, il correntaio larghissimo. Si ributta dentro. Esce più forte intanto. Ha preso una rincorsa. Si butta. Attenzione, le due biondetti. E davanti. Passato in mezzo, tra l'altro. Sono passato in mezzo veramente. Se state a guardare. Bene. Curvone finale. A cannone sul traguardo, vediamo un po' se riesce a sorpassare ancora qualcuno. Esce bene. Settima posizione guadagnata. E vediamo la staccata in fondo al rettilineo cosa succede. Si infila, prova a infilarsi e la butta a largo. Si spaventa alquanto. Niente, si rifà tutto. Siamo ancora qua in sesta posizione. Vuole andare a far rally, ma ha sbagliato sport. Quindi si ributta dietro a Baltus. Bella curva, attenzione. Forse ha guadagnato qualcosina. E va largo. Bene. Dai, Casanova, giù. A cannone. Alla Savelli, vediamo se riesce a guadagnare qualcosina. Nelle due arrabbiate. No. Sì, forse sta avvicinando. Attenzione, vuole andare a prendere. Oh, le guerre puniche. No, niente, non è ancora il momento di fare i sorpassi che mandano in testa la gara, perché rischio, sbotta. Quando il gioco si fa duro, come diceva Paolo Bitto. Via, che siamo in qui e siamo, no, cosa siamo? Sono sesti. Accosta e documenti, patente e libretto. Accosta. No, non Accosta. Vabbè. Allora lo sorpasso. Vai, andiamo a prendere Tatai. Oh, no. Noguchi. Andiamo a prendere anche Noguchi. Non riusciamo a prendere Noguchi. Intanto Acosta rischia, stacca forte, ma la Tatai stacca ancora più forte, quindi niente da fare. Vediamo un po' come si evolve questo punto della pista, che
Maiko va molto molto forte con confronto ai suoi avversari. Mi sa di no. Sta tutto interno e infatti deve rallentare troppo e non sfrutta la sua potenza, la sua magnificenza. Oh, guardate che magnificenza. Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo ancora di seguimento di Tatai. Siamo in quinta posizione. Questi quattro vanno veramente forte, ma attenzione all'arrabbiata 2, lo si butta dentro, va largo, ma cerca di resistere, sì, con questa quarta posizione. Mamma mia! Attenzione, va larghissimo, sull'erba, rischia di cadere. È tutto da rifare, tutto da rifare. Siamo al terzo giro, ne mancano due. Mamma mia! Era quello che voleva ucciderci, era Rouget. Era Acosta che è andato lungo. Attenzione, è all'interno, va a prendere anche Nubuki, ci prova, non ci riesce, forse lo tampona. Attenzione, accelera prima, incredibile, come mai li sorpassa tutti. Tutti, Salvador da lì anche lì, Salvador. E si porta in testa la gara quando mancano due giri la conclusione. Salvador passa, è troppo potente la sua moto. C'è un rischio dietro di farsi tamponare. Stacca lungo, ma si... Ma cos'è? È una guerra! Volevano tirarlo giù, ma non ci riescono. E si ributta davanti, vuole andare a prendere Salvador. Non ci riesce Salvador a scappare. Olè. Dai. Muoversi. Dai, Materassi. Attenzione, la fa larghissima, cioè bruttissima, però va largo su oltre il cordolo, rischia di andare sulla sabbia e cadere. E sta sbagliando un po' troppo, perché comunque vuole andarlo a prendere ma non sa come fare. Invece se rimanesse lì tranquillo ad aspettare, dove più forte, nelle cure più forti riuscirebbe a passarlo. Invece sbaglia troppo, attenzione, vedi va troppo stretto e non riesce ad approfittarne. Staccatona dove lo inculano, infatti lo mandano largo. Però dai, si riprende. Attenzione, manca praticamente un giro. Un giro e tre curve. Quattro. Dai, il correntaio, fatto bene. Sì, la moto inizia a muoversi. Dai, esce forte. Lo tampona. Non lo vuole far passare. Le moto si agganciano. Ma si ributta dentro, sì, in prima posizione, incredibile. Attenzione, Salvador non molla, ma deve rimanere lì. E sì, bevi l'acqua sul traguardo per l'inizio dell'ultimo giro. Vediamo un po' come arrivano in fondo al rettilineo. Di solito si fa passare da tutti, ma vediamo se riesce a resistere. Staccatona all'ultimo, Salvador arriva lungo. Perfetto. Vediamo un po' come piano piano riesce a scappare. Vediamo un po' se riesce a scappare. E sono lontani. Sono lontani questa parte della pista, se non ci sono errori. Bevilacqua fa molto molto forte, ma molto molto male anche, le traiettorie proprio non esistono. Vai giù la Casanova, giù a cannone, vai. Salvador intanto viene passato, non riesce, sarà nervoso e non riesce più a stare davanti in seconda posizione.
Vai, l'arrabbiata 1 l'ha fatta malissimo, ma l'arrabbiata 2 la fa benissimo a cannone. Dai, dai, dai. È quasi finita. Salvador intanto passa, non vuole perdere l'occasione di andare a recuperare Bevilacqua. Molto lontano, molto 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 lontano. Sì. Non ce la fa, mi sa. Se non succede qualcosa. Cavolo, l'ho detto. No, non l'ho detto. Però la scorsa gara ve lo ricordate, se l'avete vista, l'ultima curva dell'ultimo giro, cosa è successo? Quindi, se volete ricordarvelo, guarda, vi lascio il link nelle schede qua sopra. Attenzione, l'ultima curva, la parte più importante. Che rischio! La moto si scompone e va sul traguardo. E va a vincere, attenzione, va a vincere Mugello, va a vincere il Gran Premio di casa. Bevilacqua! Grandissima vittoria. Completano il classico giro d'onore. Andiamo a vedere 2-9, la classifica finale della gara. Chi se ne frega. Ma gran bel weekend è stato. Devo ringraziare il team, devo ringraziare la moto, devo ringraziare Red Bull. Mi pagano. Devo ringraziare Airo. Devo ringraziare KTM. GoPro. Aspetta, GoPro. Non sono riuscito a leggere. Io ringrazio tutti. Intanto, Dunlop. C'è sulla gomma. Bene, ragazzi. Il video è finito. Questa gara del Mugello. Io vi aspetto la prossima gara. Il prossimo weekend. Iscrivetevi per rimanere aggiornati sui prossimi video. Attivate la campanella. Mettete mi piace, commentate, condividete, fate quello che volete, basta che ci vediamo al prossimo video.